Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo di cosa i figli hanno messo a Sandra Milo, proprio per volere dell'attrice. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. La camera ardente di Sandra Milo, celebre attrice scomparsa, è stata aperta a Roma nella sala della Promoteca, permettendo l'ultimo saluto fino alle 19. I suoi tre figli hanno realizzato il desiderio della madre di trascorrere gli ultimi momenti a casa, circondata da loro e dai suoi due amati cani, Jim e Lady. Deborah Ergas, la figlia maggiore, ha condiviso ricordi commoventi di sua madre, sottolineando il suo desiderio di essere ricordata come una donna sempre sorridente ed elegante, nonostante il dolore. L'attrice è stata descritta come un esempio di vita, sempre curata e impeccabile, proprio come una vera diva quale era. La figlia ha poi evidenziato l'impegno di sua madre nella lotta per i diritti civili, contro la violenza sulle donne, l'omofobia e la discriminazione, promuovendo l'indipendenza e la libertà personale. Sandra Milo è stata ricordata come una donna indipendente e libera, che ha insegnato l'importanza dell'autosufficienza e del coraggio di essere se stessi. Per il suo ultimo viaggio, Sandra è stata vestita con un abito bianco, uno dei suoi preferiti, simbolo della sua eterna eleganza e sensualità. La Ergas ha detto: «L'abbiamo vestita di bianco perché era uno dei suoi vestiti preferiti, un vestito anche molto sexy, perché lei a 90 anni diceva sempre che una donna, se vuole, può conquistare chiunque». Non poteva poi mancare il rossetto, elemento indispensabile per Sandra, che diceva: «Io senza rossetto non vado a buttare nemmeno l'immondizia». Completavano il suo aspetto i tacchi a spillo, indispensabili per l'attrice, e una delle sue collane di bigiotteria preferite, rendendola più bella possibile come ricordato da Deborah. E tu cosa ne pensi della carriera che ha avuto Sandra Milo? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.